Mi ricordo che abbiamo avuto una conversazione, è vero? Bam! È una minchiata in realtà, la ragazza che mi ha bloccato. La ragazza ti ha bloccato? Sì, è una scemenza in realtà. Lui, tu mi hai detto semplicemente parliamo in live. Va bene. Allora, da quando sono più magro, da quando mi faccio vedere più bellino, le ragazze mi contattano, mi scrivono cose. Molte sono grasse, perché io sono grasso e pensano di avere una chance, ce l'hanno, ma sono una persona salda, o forse gay. Che non c'è niente di male. Niente. Zero proprio. Ma tu adesso che le dici sembra che c'è qualcosa di male. No, devo vedere. Vabbè! Lei mi ha detto, ho messo una storia dove? Una storia dove dicevo, noi maschi, io mi faccio il bidet ogni volta che faccio pipì, è il momento di dire che noi maschietti ci pisciamo tutti addosso se non lo facciamo, nelle mutande, un po' di pipì esce. E facevo la faccia tipo così, ammiccante come faccio sempre. E lei mi ha scritto: perché sei così attraente? E io ho risposto: Ah, ok. Perché tu non lo sei? No, perché ti trovo così attraente? Ho risposto: perché tu non lo sei? E mi ha bloccato. Ma che cazzo fai? No, bro. Allora, Perché se loro credono che io lo faccia perché sono un personaggio, diglielo che sono così. Diglielo, bro. Digli che sono così. da quello che ho capito da questa storia, prima di risponderle tu avevi consultato il suo profilo, Sì, no? ma si Ok. vedeva anche già dalla sua immagine che non era tutto sto Anastasia. Di Ok, quindi hai constatato che effettivamente non si trattava di una una. bella ragazza. Era bruttarella. Non era attraente. Era brutta. Io non sono un Chad ancora, lo diventerò, ma capisco che alcuni modi possono rendermi attraente, Tipo qualche affascinante. faccia, tipo. Qualche faccia, qualche Ok. trucco facciale. Lei non Lei era so. proprio una merda. No, neanche il PSN old school potrebbe avere trucchi. Ok, E gliel'ho detto! E non gliel'ho detto quindi. per fare la battuta, gliel'ho No, detto perché è infatti. vero! Lei mi trova attraente solamente Credo perché è allora quello che cicciona vuoi. Sono a e. casa di Marco e va tutto bene. E sta succedendo E sta qualcosa. succedendo qualcosa. E tu hai visto cosa là? Lei se. Mi ha bloccato subito! Com'era la cosa che Mi. tu avevi detto? Lei ti aveva detto perché ti trovo così attraente? Perché tu non lo sei per niente. Per niente no, ho scritto perché tu non lo sei. Perché Perché. non capisco perché ti trovo così attraente. Perché tu non lo sei. Bloccato. E la cosa figa è che. Questo è stato il ritmo. In più era un messaggio che mi aveva mandato tipo un'ora prima. Io l'ho aperto, io ho risposto. Il ritmo è stato questo. Perché tu non lo sei per niente. Tu. Visualizzato. Bloccato. Quindi No. c'è rimasta Ti malissimo. sto dimostrando che non è. Allora, probabilmente, anzi, senza Un zero probabilmente. tatto. Aspetta, aspetta, calmati. Ma poi si chiama Isoca Hunter, cioè, non ti chiamare Isoca e dici zero tatto, vabbè. Ma non era così divertente. Anch'io, dai, che sono molto Che d'accordo. cazzo ti Non chiami ti. Isoca se Non poi ti. Dio sei un No, Justice allora War? tu andresti mai da qualcuno a dirgli sei molto attraente. Ok, forse sì, forse io pure. Ma non si dovrebbe, perché è una specie di molestia, soprattutto se non la conosci quella Allora, persona. dipende come lo Pure fai. quello è poco tatto. Dipende come lo fai. Perché ti trovo così attraente? Perché tu non lo sei e hai standard ultra strani. Ok, tu hai risposto un po' come una dirty bitch che ha tutti i suoi follower bavosi, ok? Quindi hai risposto un po' e hai detto perché sei così bella, amore? Hai detto perché fai schifo. È diverso, perché io gli ho dato la risposta alla sua domanda. Non volevo controbattere in maniera edgy o cattiva. Dopo me ne sono pentito perché mi ha bloccato e ho detto: minchia, che cazzo ho fatto? Ma scusa. Vuoi scusarti quindi? Sì. Ok, perché io pensavo volessi Attaccare? proteggere. No, 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 no. proteggere il tuo punto di vista. Io voglio proteggere il mio punto di vista. Probabilmente tu mi hai bloccato perché pensavi voler. Senti, sei brutta. Sei brutta e sai che ti dico, amica mia? Non ci fa niente. Non ci fa niente. Ormai siamo tutti belli secondo questi standard del nuovo No, no, dico millennio. solamente non ci fa niente perché essere brutta. Lei era una brutta genetica. Era un po' cicciona, ma anche io sono ciccione, ma un po' bellino. Lei era cicciona eppure brutta. Non ci fa niente solamente perché è stata Una una. palla di merda. Non userei queste parole. Però ho capito. Sì, ok.
Vabbè. Non ci fa niente perché sei casualmente brutta. Non può farci e, non ci, e non ci può fare niente. Non può farci molto. Non può è farci tutto questo. È tutto qua. Ed è per questo che non te la devi prendere. Perché io viravo da quella cosa là. In quella cosa là. Non stupida. Ma figurati se non mi ammalio quando mi dicono che sono carino e che sono affascinante. Certo, mi piace. Ma ti ho risposto. Al come mai? Quindi tu sei stato generoso. No, non Marco generosino. No, 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 no. Okay. Sono stato Marco realistino. Marco realistino. Vabbè, ci sta. Comunque, effettivamente, poteva essere quella la ragione. Potevi forse, non lo so, a sto punto forse il tatto è la cosa peggiore di tutte quante. Perché a sto punto, se devi dire a una persona che è brutta in qualche maniera, è meglio farlo direttamente. Dimmi qual è l'alternativa. L'alternativa è grazie. No, ma l'alternativa. Tu mi hai detto un'alternativa. Sei carino, grazie. Fine. Perché ti trovo così attraente? Grazie. Questa è l'alternativa. No, lei mi ha fatto una domanda. Ho capito. Era retorica. Era molto retorica. Non era retorica. Perché no, perché una cosa è sei attraente. Ok, se vuoi ti rispondo io alla sua domanda. Perché ti trovo attraente? Perché hai tantissimi follower, rispetta tantissimo il tuo contenuto, probabilmente una tua fan, e di conseguenza ti rispetta e ti trova attraente. C'era scritto segui anche tu, quindi mi seguivo. E penso che essere socialmente apprezzato e fare con dei contenuti belli sia attraente, perché comunque parla di te, è parte di me. Non è un'alternativa, grazie, perché una cosa è, tipo, se tu sei carino... Dai, allora, qualcuno faccia arrivare questo messaggio a questa ragazza. Se solo ricordassi come si chiama... Allora... Ti prego, sblocca Marco, scrivigli un messaggio e vieni qua a casa e facciamo conoscenza. E ti passi una bella seratona con Marco Merlino, che tanto rispetti e apprezzi. Non più come un tempo oramai, ma comunque siamo sempre in tempo, ricordatelo. Siamo sempre in tempo. Marco mi ha ferito, no, a quanto pare io ho straferito lei. Sei stato antipatico, sei stato... Antonella, come cazzo Antonella, si chiamava? Forse era la Marsicona. Ma forse non si può dire. No, no, lasciamo perdere. Marco, elevi i tuoi gusti personali a verità oggettiva. Consule ha donato euro. No, faceva cagare. Marco ha ragione. Se la tipa fosse stata bella non avrebbe trovato attraente un uomo ancora semigrasso con barba e capelli di colore diverso fra loro. Ho molte fan a cui piaccio belle. Penso che abbia ragione la donazione in questo caso. Ho molte fan a cui piaccio belle. E ti, secondo te piace a loro per il tuo aspetto esteriore? Anche. Anche? Anche? Sì, ma non sono tante, sono 7. Dici per la legge dei grandi numeri su 200.000 persone a 7. Sì, però le guardo e penso, minchia, euro 2. Scusa, ma sono gay. A questa non rispondo neanche, a questa non rispondo neanche. Che cosa? Queste qua belle che mi scrivono, wow. A queste non rispondo perché... Quelle fanno paura? Molto, bro. Fanno veramente molto, paura, molto. Sono d'accordo. Sono le tipe di mio fratello, quella. Nominane più di 3. Non so i nomi, ragazzi. Potevi inventarti, vabbè. Ok, Lubljanska. Lubljanska è una cotoletta con del formaggio e del prosciutto, non ha proprio senso. Vabbè, Lubljanska. Poi? È Fatolot. Fatolot, niente. Vabbè, poi si pure fat, quindi grassa, vabbè. Fighini. Fighini, neanche un nome da femmina, perfetto. Eleonora Lovaglio, perché no? Non si inventare altri 3 nomi. Ma secondo me era molto più semplice, però vabbè, vai. Certo. Ok, Shanessa. Shanessa, bene. Perché hai visto Nessa qua e quindi hai messo Sha davanti, perfetto. No, Barracuta. Barracuta. Marco, cosa avresti risposto se fossi stato ancora un ciccione di merda? Beh, la stessa cosa, infatti. E Calamarara. Dai, andiamo avanti.